Gloria al Signore. Oh Adonai del cielo, Signore Gesù Cristo, tu sei santo, alleluia. Guidaci, Signore, col tuo spirito, la tua presenza. Alleluia, alleluia, alleluia. Col tuo sangue hai comprato. Grazie, Signore. Gente tribù di ogni nazione. Grazie, Signore eterno. Tu soltanto sei trovato degno. Alleluia. Di ricevere gloria e onore. Spirito di Dio, alleluia. Ore masciato. Lavaci col sangue di Gesù. Alleluia. E si prostrano di sé. Santo, 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 santo è. Degno sei, Signore Dio, di ricevere l'onore. Alleluia! Signore, ti adoriamo, guidaci, alleluia! Insieme, Padre della gloria, che la basciara vada, di che le messe, di Yeshua. Oh, alleluia! Per te, ti adoriamo, nostro Re. Santo, 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 è il Dio che viene. Santo, 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 è l'Onnipotente. Santo, 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 Signore, grazie, oh Yeshua. Santo, 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 oh gloria al tuo nome. Spirito Santo, guidaci. Alleluia, alleluia, alleluia. Gente tribù di ogni nazione. Grazie, Re del cielo. Tu soltanto sei trovato. Grazie, Signore, alleluia. Di ricevere gloria e onore. Alleluia. E miriadi di angeli. El Shaddai, Signore, ti adoro nel nome di Gesù. Santo, 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 santo è l'Eterno. Santo è Re. Degno sei, Signore Dio, di ricevere gloria. Ci prostriamo insieme, innalziamo solo te. Degno sei, Signore. Alleluia, Spirito Santo. Acclamiamo nostro Re. Santo, 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 è il Dio che viene. Alleluia. Santo, 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 alleluia. Gesù, ti adoro, alleluia. Santo, 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 gloria a tuo nome. Alleluia. Gloria a te, Cristo vive! Alleluia! Benedicici insieme! Gloria a tuo nome! Alleluia! Alleluia! Vive nei secoli! Vive nei secoli! Nei secoli! Grazie Dio del Padre!
cielo, Padre d'amore, Signore, siamo ancora qui questa sera per la Tua misericordia, Padre Santo. Signore, vogliamo adorarti, vogliamo offrirti la lode, il ringraziamento, alleluia, la gratitudine, Signore. Oh, alleluia, Spirito Santo. Signore, ti chiedo, ungici dal cielo, Signore, alleluia. Togli via la stanchezza, togli via, Signore, la sonnolenza. Togli via ogni pensiero, orre della gloria. Vogliamo gridare, apritevi porte eterne. E il Re della gloria entrerà. Shama Kita Ramashaya. Oh, Yeshua HaMashiach. Alleluia. Signore, vogliamo sentire la Tua presenza. Poiché dovunque ci sono due o tre riuniti nel nome Tuo, Tu sei lì presente, Tu sei qui presente. Riempi questi cuori che Ti cercano, che Ti bramano, Signore. Siamo qui, oh, per servirti, per onorarti, glorificarti. Siamo qui in questo servizio spirituale, Padre, in questa riunione spirituale. Alleluia! Ti chiediamo, lavaci da ogni contaminazione, da ogni pensiero, Signore, da ogni cosa che non Ti appartiene, Gesù della gloria. Benedici i fratelli e le sorelle ancora questa sera, Spirito Santo. Orre mascere mechei, scia la madaraba, sore mederei, icarabaraba, scirama, alleluia, nel nome di Cristo, il Signore. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria, gloria, gloria. Benedetto il Figlio di Dio. Benedetto il Re dei Re. Alleluia. Ascolta le parole di questo canto. Alleluia, gloria. Benedetto Gesù. Crucifici Gesù, la tua vita non dimostra l'amore di Dio. Aiutaci, Padre. Eppure dici che sei. Dacci forza a onorarmi. Sul capo di Gesù tu metti le spine, in presenza di altri ti vergogni di lui. Aiutaci, Signore. E continua, fratello, per quanto la tua. Vogliamo onorarti, Signore. Vogliamo amarti. Ma che cosa vuoi? Alleluia. Che faccio ancora per te, Gesù. Oh, gloria a Dio. Su quella croce è morto per te. Alleluia. Su quella croce è morto per te. Vedi qui e torna a lui. Alleluia. Alleluia. Ti amiamo. Vogliamo onorarti. Su quella croce è morto per te. Su quella croce è morto per te. Alleluia. Perciò ravvediti e torna da lui. Perciò alleluia, alleluia, e torna da lui. Oh, benedetto Gesù. Alleluia. Quante volte nella vita tu scegli Barabba. Misericordia. Quante volte crucifici Gesù. Aiutaci. La tua vita non dimostra l'amore di Dio. Eppure dici che sei un figlio suo. E sul capo di Gesù tu metti le spine. Gloria al tuo nome. In presenza di altri ti vergogni di lui. Tu sei il Re di gloria, il Signore. Continua, fratello.
vogliamo esserti fedeli a te. Vogliamo, Signore, camminare nella tua volontà. Vogliamo camminare nelle tue vie, Signore. Oh, alleluia. Sulla croce è morto per te. Su quella croce è morto per te. Alleluia, alleluia. 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 Piega i nostri cuori a te. Rama, Shaya, i curi a te. Alleluia. Su quella croce è morto per te. Oh, gloria a Gesù. Oh, gloria a Gesù. Perciò ravvediti e torna da noi. Perciò ravvediti. Alleluia. Da lui. Su quella croce è morto per te. Alleluia. Su alleluia! Spirito Santo! Sì, Signore, vogliamo pigliare! Su quella croce è morto per te! Su quella croce è morto per te! Alleluia, perciò la vediti! Alleluia, alleluia, benedetto il nome del Signore. Ti prego adesso, Gesù. Amen. Sì, Padre, noi vogliamo ancora questa sera, alleluia, scegliere la parte migliore, che non ci sarà tolta, Dio mio, Dio nostro, che sei nei cieli e anche qui in mezzo a noi, Signore, vogliamo scegliere quella parte migliore, che è quella di stare ai tuoi piedi, ascoltare la buona parola, ascoltare, Signore, l'istruzione, l'insegnamento, alleluia, Signore, nel nome di Gesù Cristo, aiutaci a stare saldi nella fede, saldi nella verità, saldi nella parola. Signore, cancella ogni pensiero che non ti appartiene dalla nostra mente, dalla mia mente, dalla mente dei miei fratelli, delle mie sorelle. Signore, nel nome di Gesù ti presentiamo le nostre vite affinché tu ci lavi, ci mondi e ci purifichi, ci netti ancora con il sangue dell'agnello. Alleluia, ancora questa sera, Dio del cielo. Oh, alleluia. Rabashara mama. Obrelerekea. Alleluia, Spirito Santo. Oh, Spirito di Dio. Alleluia, Spirito Santo. Gloria allo Spirito Santo. Elohim, alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Diamo gloria al Signore. Alleluia. Alleluia. L'unzione scende. Ma tu devi scegliere Gesù. Non Barabba, gloria a Dio. Scruta il mio cuore. Cristo, Signore. Ti amiamo. Alleluia. Guarda cosa c'è che non va. Tu sai cosa penso, sai tutto di me. Trasformami e usami per te. Alleluia. Scende un sole fresca su di me. Spirito Santo. Scendi, Spirito Santo, con potere.
una Pentecoste, brama il cuore, scendi unzione fredda su di me, unzione di Dio, alleluia, 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 sì Signore versa l'unzione, versa la potenza, rinnova, alleluia, gloria a Cristo, usa il mio cuore solo per te, Signore ti benedica fratello, sorella, dimmi che hai bisogno di me, guardiamo solo a Cristo, amen, io non posso nulla senza te, dipendiamo da te Padre, ma tu trasformami, usami per te, alleluia, scende unzione fresca su di me, scendi Spirito Santo con potere, alleluia, una Pentecoste, brama il cuore, scendi unzione, scendi su di me, Spirito Santo, alleluia, gloria, gloria al Signore, riempici e trasformaci Signore, riempici di fede e d'amore, amen, alleluia, non esiste cosa più bella, il servire il nostro Salvatore, grazie Padre, scendi unzione fresca su di me, alleluia, scendi Spirito Santo con potere, una Pentecoste, brama il cuore, si inonda la nostra vita, gridiamo a te Signore, sono fresca su di me, Spirito Santo, senti Spirito Santo con potere, gloria a Dio, una Pentecoste, brama il cuore, alleluia, riempi Padre, i tuoi figli, alleluia, Spirito di Dio, alleluia, alleluia, gloria, 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 santo, santo, è l'altissimo Dio vivente, oh El Shaddai, glorioso Signore, alleluia, siamo qui nel tuo nome, siamo qui in tua presenza, Signore, tu sei l'Emmanuel, alleluia, gloria, 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 gloria. Hai voluto lasciare il tuo regno, hai lasciato tuo padre e Dio, non volevi che l'umanità, alleluia, morisse senza redenzione. Gesù, io ti esalto perché ho capito che nessuno poteva darci vita eterna. Alleluia. Gesù, io ti lodo perché ho capito che lasciando il tuo regno avresti sofferto per noi. Gesù, quanto bene hai fatto nelle strade, Gesù, ti commuovi quando muore un tuo amico, Gesù, con potenza guarivi i malati, Gesù, con dolcezza accarezzavi i bambini, Gesù,
sulla croce. Alleluia, gloria a Cristo. Tornerai con me in paradiso. Gloria a Dio, alleluia. Ci verrai con me in paradiso, Emmanuel, figlio del Dio vivente, Emmanuel, figlio del Dio vivente. Gesù, alleluia, tu sei la roccia eterna, alleluia. Gesù, quanto bene hai fatto nell'estate. Gesù, ti commuovi quando grazie Signore. Apri i cieli, Padre Santo. Gesù con potenza. Vogliamo la tua presenza. Alleluia. Gesù con dolcezza. Gloria a Gesù. Vivi, Signore, rinnova la mia vita. Signore, lavami dai miei peccati. Signore, rialzami. Vivi, vivi al Signore, ho bisogno di te. Emmanuel, figlio del Dio vivente, sei il figlio del Dio vivente, Gesù, Emmanuel, Dio con noi, alleluia, alleluia, rallegrati in Cristo, rallegriamoci nel Signore, figlio del Dio vivente, Gesù. Figlio del Dio vivente, Gesù, mio re, tu sei. Figlio del Dio vivente, figlio del Dio vivente. Grazie, Signore. Alleluia. Opera con potenza. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia! Anima mia, benedici l'Eterno! Alleluia! Gesù Emanuele, Dio con noi! Oh, tu sei colui che libera, alleluia, i prigionieri, che risuscita i morti, che spezza le catene, che hai liberato, Signore, il gadareno, che hai guarito i lebbrosi, che hai fatto miracoli e prodigi, Signore. E ancora oggi tu sei vivente, operante in mezzo a noi, Signore. Vogliamo che tu metti la tua mano sul nostro capo. Vogliamo che tu ci rinnovi ancora, che tu ci fortifichi nello spirito e nel corpo, che moltiplichi le forze, Signore della gloria, come tu hai moltiplicato quei pani e quei pesci, ma noi vogliamo che tu moltiplichi l'unzione, che moltiplichi l'amore, che moltiplichi la potenza del tuo spirito nella nostra vita, Padre. Oh, alleluia, alleluia. Signore, io mi metto da parte, sono polvere, sono argilla. Ti prego, ungi le mie labbra per proferire parole di edificazione, parole di verità, parole che portino gloria e onore al tuo nome. Signore, riempi i miei fratelli,
riempi le mie sorelle, Re della Gloria, abbondali della tua divina presenza. Signore, tu sai che questo corpo è fragile, questo corpo è un corpo corruttibile, ma ti prego, rivestilo con la tua potenza. Oh Signore, nel nome di Gesù, la vita di ogni fratello, di ogni sorella, le nostre mogli, alleluia, i nostri figli, Padre, abbi pietà, ristora, alleluia, le famiglie rappresentate, gloria a te, Padre, nel nome di Gesù, apri i cieli, Signore, vogliamo sentire quella brezza dell'unzione, Signore, quel rinnovamento, quel fuoco dello Spirito. Alleluia, Gesù, tu sei il figlio dell'Iddio vivente, tu sei uno con il Padre, alleluia, Emmanuel, Dio con noi, Signore, grazie che la tua verità ci ha reso liberi, Signore, ci hai strappato dalla morte, ci hai strappato dalle tenebre, Signore, e oggi siamo qui, alleluia, ad adorare te che sei il grande Dio. Oh, alleluia, il Salvatore del mondo, Signore. Grazie per quel sangue donato alla croce. Alleluia, Signore, per quel sangue. Signore, vengo a te. Per quel sangue versato per me. Alleluia. Per quel sangue tu mi hai perdonato e lavato, alleluia, da ogni mio peccato. Per quel sangue son giustificato, non ho altro fondamento. Solo il sangue di Gesù. Quanti dite amen? Alleluia, prezioso sangue di Cristo. Gloria, sangue di Cristo. Oh Padre, oh, alleluia, stendi la mano. Vogliamo salire più in alto. Alleluia. Signore, in quel luogo celeste. In quel luogo, Signore, alleluia, dove tu dimori, Signore, nella santità. Vogliamo staccarci da questo mondo materiale pieno di peccato, di malvagità. Noi vogliamo salire verso di te con le ali della preghiera, le ali della fede. Fortifica i miei fratelli, fortifica, Signore, pure noi che siamo qui, la mia vita, il fratello Massimiliano. Amen. Continua a rinnovarlo, a riempirlo, Padre. Amen. A portarlo avanti, a accendere il fuoco nel suo cuore, nel cuore di tutti quanti, Padre. Amen. I fratelli, le sorelle, quelli che fanno parte del gruppo Solo Cristo Salva. Amen. Di WhatsApp, Signore, per edificarci. Tu sei il grande pastore, alleluia. Sei tu che guidi la nostra vita. Signore, illumina tutti coloro che si collegano a ascoltare la tua parola qui su Facebook, su YouTube, nel nome di Gesù Cristo. E sgrida ogni opera di Satana che vorrebbe mettere, Signore, impedimenti, ostacoli. Ammutoliscilo e svergognalo, Signore. Lo leghiamo per fede, l'uomo forte. L'Eterno lo sgrida. Alleve Shamachia. Tocca quel fratello, quella sorella che si sentivano afflitti. Signore, dai vigore, dai potenza. Metti la gioia, l'unzione. Rialzaci come le aquile, alleluia. Nel nome di Cristo, alleluia. Nel nome di Cristo, innalzati in mezzo a noi. Signore, attiraci a te per la tua gloria, nel nome di Cristo, benedetto in eterno. Vogliamo ancora cantare, ascoltare un canto prezioso. Ascoltate le parole di questo canto, gloria a Dio. Alleluia, Cristo vive.
Amen, alleluia. Ascoltate le parole, alleluia, ascoltate le parole. Amen, alleluia. A Dio la gloria. Amen. Amen. Alleluia. C'è gioia nel Signore. Amen. Alleluia. I veri cristiani hanno la gioia. Amen. Di Gesù. Rocciosa che arriva in alto verso il cielo, con le mani mi aggrappo alla roccia. Amen. Velocemente comincio a salire, poi arrivata a mezza strada comincio a sentirmi stanca, sento che lasciando la presa cadrei nel vuoto dietro me. E continuo a salire. Alleluia. Mi aggrappo più forte alla roccia. Aggrappiamoci alla roccia. Alleluia. Gesù è la mia forza. La brividisco all'idea di cadere. Con grande sforzo continuo a salire. Allora alleluia. Ancora la cima. C'è tanta strada ancora da fare. Continuo a salire e mi aggrappo più forte alla roccia, mi prefigo di arrivare, devo farcela. Gesù è la mia forza, Gesù è la mia forza. Continuo a salire, non lascerò indebolire le mie braccia. Alleluia. Ancora un tratto e raggiungerò la meta e sento già la voce del Signore. Sali quassù, vieni quassù, vieni quassù. Vieni quassù, allunga la tua mano, io la prenderò. Alleluia! Vieni quassù, allunga la tua mano, io la prenderò. Alleluia! Allunga la tua mano, io la prenderò. Vieni quassù, allunga la tua mano, io la prenderò. Vieni quassù, allunga la tua mano, io la prenderò. E continuo a salire, e mi aggrappo più forte alla roccia, mi prefigo di arrivare. Devo farcela, Gesù è la mia forza. E continuo a salire, non lascerò indebolire le mie braccia. Alleluia! Ancora un tratto e raggiungerò la meta, e sento già la voce del Signore. Vieni quassù, allunga la tua mano, io la prenderò. Vieni quassù, allunga la tua mano, io la prenderò. Vieni quassù, allunga la tua mano, io la prenderò. Vieni quassù, alleluia, mano, io la prenderò. Alleluia, vieni quassù, alleluia, Padre, prendici per mano, portaci in alto, sulla roccia, che è più alta di me. Vieni quassù, allunga la tua mano, io la prenderò. Vieni quassù, amen, amen. Afferrati alla mano del Signore. Amen. Alleluia. Alleluia, Cristo vive. Va bene, il cammino è verso l'alto, verso l'alto. Il cristiano deve salire, amen, alleluia. Noi dobbiamo camminare verso l'alto, fratelli. Gloria a Dio, come diceva questo canto, gloria al Signore. Noi dobbiamo scalare quella roccia, alleluia. Noi dobbiamo, con l'aiuto del Signore, salire verso l'alto. Alleluia, dobbiamo farci prendere, amen, dalla mano potente di Dio per raggiungere quella roccia che è più alta di noi. Amen, quanti sanno che la presenza di Dio
è più alta di ogni cosa. Oh, alleluia! Quanti sanno che la potenza di Dio è la nostra forza. Alleluia, noi vogliamo vivere nella presenza di Dio. Noi vogliamo stare, alleluia, sotto l'unzione, perché stando sotto l'unzione noi possiamo salire sopra ogni difficoltà. Amen. Stando sotto la mano di Dio, noi possiamo salire sopra ogni problema, gloria a Dio. Ma tu devi stare sotto la mano di Dio. Amen. E allora il diavolo starà sotto i tuoi piedi. Se tu stai sotto la mano di Dio, il diavolo starà sotto i tuoi piedi. Amen. Ma tu devi stare sotto la presenza di Dio. Questa, fratelli e sorelle, se così vogliamo dire, è la strategia per vincere. Amen. Per vincere le battaglie della vita, per vincere la battaglia contro la carne. Sapete come si vince la battaglia contro la carne? Stando sotto l'unzione dello Spirito di Dio. Amen. Stando sotto l'ombra dell'Onnipotente. Amen. Cara sorella, tu devi stare sotto l'ombra di El Shaddai. Solo così potrai vincere. Non c'è un altro metodo, fratelli. Alleluia. Oggi pomeriggio il Signore ci ha dato grazia di condividere una riflessione molto importante. Come dice in Apocalisse 2:7, questa sera nel nome di Gesù, voglio riprendere questo verso e altri versi dell'Apocalisse che si collegano. A chi vince? Amen? A chi vince, dice il Signore, Apocalisse 2:7. Alleluia, Signore, guidaci ancora in questa parola, in questo messaggio, in questa lettura biblica. Signore, grazie, la tua parola è vivente, alleluia, ed è efficace. Ti chiedo di parlare prima di tutto al mio cuore e al cuore della tua chiesa, Signore, della tua sposa, dei tuoi redenti, dei tuoi figlioli. Padre, nel nome di Gesù Cristo, amen, amen. E alleluia, gloria amen. A Dio. Amen. Apocalisse 2:7 dice, cari nel Signore, intanto vi saluto nel grande amore di Gesù, amen, qui dalla Sicilia, gloria a Dio, alleluia, dove siamo per fede. Nel nome del Signore vi saluto anche insieme al caro fratello che è qui, benedetto amen. Il nome di Gesù. Shalom Adonai, fratelli e sorelle. Amen. Dio gloria. Vi benedica. Gloria a Dio, alleluia. Siamo qui nella benedizione del Signore, siamo sotto l'unzione. Alleluia. Siamo qui sotto l'unzione, alleluia. Amen. Apocalisse 2:7, gloria a Dio, dice: chi ha orecchi, ascolti ciò, alleluia, che lo Spirito dice alle chiese. Amen. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Amen. Alleluia. Fratelli, questo brano ha tanti insegnamenti e possiamo dire spunti di riflessione per edificarci nella parola, nello spirito, nella fede. Amen. Gloria a Dio, qui il Signore dice: chi ha orecchi? Alleluia! Perché alcuni oggi, anche nelle chiese, purtroppo, caro fratello, sono sordi. Non odono più, non ascoltano più la voce del buon pastore. Tanti sono buoni a ascoltare, sì, i predicatori, i pastori umani.
i pastori terreni, i pastori delle loro denominazioni e congreghe, ma non ascoltano la voce del grande pastore. Vogliamo dire insieme: Gesù, abbi pietà di noi. Alleluia. E stappa le mie orecchie se è necessario. Amen. Sapete che vendono quei, come si chiamano? Cotton fiocchi, cotonette. Tu hai bisogno di un cotonette spirituale che ti stappi quelle orecchie otturate dalla carne, dal peccato, dal diavolo, che il Signore lo sgrida, alleluia. Tu hai bisogno di pulirti le orecchie. Amen, alleluia. Per udire la voce dello Spirito di Dio, la voce di Cristo che parla alle chiese. Perché in questi versi che leggeremo adesso, Gesù parla alle chiese. Questo messaggio è per te, Chiesa di Cristo, è per me, che sono parte della Chiesa, è per il fratello, per mia moglie. Alleluia! Signore, vai a parlare anche a lei, perché, alleluia, lo Spirito Santo non ha barriere! Amen! Lo Spirito Santo ti parla con la parola, con la profezia biblica, qui la parola, alleluia, profetica più certa. Lo Spirito Santo ti parla nella mente, nella coscienza, ti sussurra, alleluia, nel cuore, o ti grida nel cuore. Lo Spirito Santo ti parla in un sogno, in una rivelazione, alleluia. Lo Spirito Santo ti parla, alleluia. Ma noi dobbiamo avere orecchi da udire, fratelli. Oggi ci sono tanti che ascoltano solo la voce dell'uomo, ma non ascoltano la voce dello Spirito. E qui Gesù parla alle chiese, non ai mondani. Amen. Gesù parla alle chiese. Alleluia. Qui non sta parlando ai peccatori, anche se a volte nelle chiese ci sono anche dei peccatori. Purtroppo, oggi dobbiamo dire anche così, anche nelle chiese ci sono peccatori oggi. Ma qui il Signore parla alla Chiesa. Amen. Quella Chiesa vigilante. Gloria a Dio, alleluia. Quella Chiesa combattente. Amen. C'è un termine che mi piace molto, da un po' che non l'utilizzo. È la Chiesa militante. Alleluia. Noi dobbiamo essere parte della Chiesa militante, la Chiesa combattente, alleluia, la Chiesa che guerreggia nel nome di Gesù contro i principati e le potestà che girano nelle tenebre del mondo. Noi dobbiamo combattere, alleluia, con la potenza del Signore, le armi dello Spirito. Amen. Non a caso la Bibbia dice: prendete l'intera armatura di Dio. Amen. L'intera armatura dobbiamo prendere, non solo una parte, ma l'intera armatura del Signore. Bisogna prendere, fratelli, soprattutto in giorni difficili e corrotti, come stiamo vivendo oggigiorno. Dobbiamo combattere, noi dobbiamo essere quella chiesa militante e non una chiesa nominale, una chiesa adagiata, una chiesa schematizzata. Abbi pietà, Signore, misericordia, che neanche puoi gridare alleluia, se no alcuni già ti vogliono mettere una museruola, ti mettono una mascherina. Che Dio sgridi. Amen. Oggi in certe comunità loro pregano con le mascherine, hanno paura che salti, non lo so, qualche saliva, qualche cosa. Fratelli, noi dobbiamo avere la potenza di Dio. Amen. Alleluia. Santo Dio, oggi ci sono comunità dove non si sente più quel grido di vittoria. Ma nel Salmo 118, ascolta la parola di Dio, dice: voci di giubilo e di vittoria
Alleluia! Un'altra versione dice gridi di giubilo e di vittoria risuonano nelle tende dei giusti. Ci sono comunità che questo versetto l'hanno tolto dalla loro versione della Bibbia. E dentro quelle chiese c'è un silenzio sepolcrale. Abbi pietà, Dio mio. Spirito Santo continua a parlare. C'è un silenzio del cimitero. Sapete, anche in chiese che si dicono pentecostali, eh? Tu non puoi alzare le mani, non puoi dire alleluia, non puoi, oh, se lo Spirito ti guida a parlare in lingue, non puoi fare niente, non puoi neanche, gloria a Dio, innalzare una preghiera con libertà, perché ci sono gli schemi, ma noi non possiamo superare il tempo, dobbiamo finire a mezzogiorno, perché poi devono andare a fare le loro mangiate, sapete. Abbi pietà, Signore, sgrida! Alleluia! Lo Spirito Santo non ha orari, guardate qui, gloria a Dio, noi siamo qui a quest'ora e se il Signore ci guida stiamo fino a mezzanotte, fino alle 2 di notte, alle 3 di mattina. Amen. Amen, gloria Amen. A Dio. Alleluia. E sentiamo l'unzione, alleluia. Oh, alleluia, dello Spirito Santo, lo dico per la sua gloria, che ci ravviva, che ci rinforza, che ci accende, che toglie la stanchezza, gloria a Dio, alleluia, il sonno va via, perché nel nome di Gesù c'è potenza, alleluia, i morti risuscitano, amen, anche nelle chiese devono risuscitare i morti oggi. Come mai oggi non si vedono miracoli? Perché gli stessi cristiani sono morti, spesse volte, non tutti, io non sto generalizzando, ma ci sono evangelici morti! Come puoi vedere un morto che risuscita se tu stesso sei mezzo morto? Sei un moribondo, abbi pietà, non riesci neanche a dire a una persona credi in Gesù che non ce la fai, c'è qualcosa che ti blocca. Pietà a Cristo. Amen. E che nessuno dica no, il fratello ha già iniziato a criticare tutti, lui è più santo, lui è il più... No. Io sono un servo inutile. Dio sa che sono qui in piedi per misericordia. Sapete cos'è la misericordia? È qualcosa che io non merito. Sono qui in piedi per la misericordia del Signore. Allora, qualcuno ha scritto, scusate una piccola parentesi, ma su YouTube purtroppo, cari in Cristo, mi hanno bloccato, che Dio abbia pietà, 2 settimane da YouTube, perché se no queste dirette noi le facciamo su YouTube, dove ci sono più anime che ascoltano, per la gloria di Dio, ma purtroppo questi perversi, e un giorno devo fare un video su questo, spero che non me lo blocchino. Questi perversi, che Dio abbia pietà, di YouTube, loro bloccano certi video della parola di Dio. Ma non bloccano le cose porno, che il Signore sgridi. Non bloccano i film horror. Non bloccano i film dove c'è violenza, omicidi, che tagliano le teste, squarciano le persone. No, quelli non li... Quelli non li bloccano, quelli lì li lasciano perché hanno tante visualizzazioni, hanno le pubblicità, hanno i milioni di dollari. Questi figli del diavolo! Che il Signore riprenda, alleluia! E nel nome di Cristo, ma bloccano chi predica la sana dottrina. Vedete lo spirito dell'anticristo. Bloccano quelli che predicano contro il peccato. Bloccano quelli che parlano della santità. Bloccano quelli che... parlano anche contro il vaccino, sapete? Non si può parlare contro il vaccino, eh? Oggi c'è un sistema diabolico, ma la Chiesa di Cristo deve combattere. Mi possono bloccare su YouTube, anche su Facebook, ma non mi bloccheranno mai di predicare la verità! Alleluia! Nelle strade, nelle piazze, alleluia! E ovunque il Padre vuole! Amen? Sappialo bene che
questi malvagi lo sappiano e si ravvedano. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Se parli contro l'omosessualità, si scatena un inferno sulla terra. Oggi non puoi parlare, fratello caro, se noi andiamo in piazza, o meglio anche su YouTube, facciamo una predicazione che l'omosessualità è peccato, ti bloccano. Speriamo di no questa volta. Che Dio abbia pietà! Sono tempi come Sodoma e Gomorra, fratello. È una, permettetemi questo tempo, è una schifezza, fratello. È un mondo corrotto, pieno di demoni. Su YouTube si vede di tutto e di più, gente che legge la carta, il tarot, fanno riti diabolici. Una volta ho visto un video di gente che faceva riti satanici, proprio, e quelli non li bloccano. Fratelli, il mondo giace sotto il maligno, ma noi dobbiamo giacere sotto l'unzione di Dio, sotto la mano di Dio, sotto la potenza di Dio, sotto il sangue di Gesù. Alleluia! Ma non potranno fermare l'opera, la parola e la verità, perché Paolo disse, ispirato da Dio, io sono, alleluia, io sono un ambasciatore in catene. Paolo era un ambasciatore di Cristo e lui diceva, io sono in catene, ma non erano le catene del peccato, erano le catene dei Romani. Perché Paolo era in prigione a Roma, ma Paolo ebbe a dire, io sono in catene, in prigione, ma la parola di Dio non è incatenata. Amen, fratelli, quanti dicono amen? Amen. E gloria a Gesù, la parola di Dio non la possono fermare, perché il cielo e la terra passeranno. Amen, un giorno dobbiamo fare una riflessione. Perché voi di YouTube bloccate i video della parola di Dio e non bloccate i film porno? Non bloccate i film horror? Non bloccate quelli che leggono il tarot? Non bloccate i film dove ci sono omicidi? Perché voi di YouTube bloccate la parola, la predicazione, bloccate queste prediche e non bloccate i film che insegnano brutte cose ai giovani? Perché? Ravvedetevi! Amen! Se questo video arriva a qualche capoccia di questi social, ma noi continueremo a predicare. Quanti dicono gloria a Cristo, il Re di gloria, il Re eterno, il Re onnipotente, il Re del cielo. E ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Anche questi corrotti un giorno si dovranno inginocchiare davanti al Re dei Re. Amen. Che Dio abbia pietà di questo mondo, fratelli. Un sistema malvagio. Perciò mi hanno bloccato il canale per 2 settimane e mi hanno minacciato che se mi bloccano un'altra volta cancellano il canale del tutto, che Dio abbia, ma non mi possono cancellare il nome dal libro della vita. Amen. Alleluia. Alleluia. Anche se mi cancellano il canale di YouTube, non importa, ma la parola di Dio non la possono cancellare dal mio cuore. Alleluia! Satana, sei sconfitto nel nome di Yeshua HaMashiach. Alleluia! Cristo vive! Alleluia. Cristo ti ha sconfitto, Satana. Gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Signore è vivente, alleluia. Abbiamo un canale secondario comunque. Grazie. Amen. E anche un terzo canale, alleluia, di YouTube. Un canale secondario dove carichiamo anche queste riflessioni qui su Facebook, per la gloria del Signore, fratelli. Alleluia, il canale secondario per chi volesse iscriversi per, diciamo così, sostenere l'opera, per portare avanti la parola. Amen, perché se ci sono più iscritti,
Amen. La parola di Dio si diffonde di più e possiamo di nuovo fare quelle live. Alleluia. Il canale si chiama Il Vangelo per le strade. Solo Cristo salva. Alleluia. Ma in questi giorni mi sbloccheranno il canale, quello dove ci sono tanti, per la gloria di Gesù, video, migliaia di video, di predicazioni, di riflessioni bibliche, testimonianze, cantici. Pregate che non lo cancellino, fratelli. Amen. Perché ci sono tanti, tanti video della parola di Dio. Ma anche se lo cancellassero, l'importante è che il mio nome non lo possono cancellare. Amen. Dal regno dei cieli. Amen. Gloria a Gesù. Ma noi preghiamo che la parola vada avanti anche in questo canale. Amen. A Dio la gloria. Perciò, fratelli, oggi, alleluia, ci deve essere una chiesa combattente. Una chiesa militante. Una chiesa che ascolta la voce dello Spirito. Perché qui, alleluia, in Apocalisse 2:7, il Signore Gesù, lo Spirito Santo, parla. Amen. Lo Spirito Santo parla alle chiese. E oggi c'è bisogno, fratelli, che nelle chiese ci sia la sensibilità. Amen. Essere sensibili alla voce dello Spirito. Quando lo Spirito Santo, lo Spirito parla tramite la Scrittura, o tramite un suo servo, o tramite una profezia. Amen. Gloria a Dio. Noi dobbiamo avere un orecchio sveglio per udire la voce dello Spirito. Dice qui: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E quanto è importante che sia lo Spirito di Dio a parlare alle chiese. Che sia veramente lo Spirito Santo a parlare al suo popolo, a parlare a ognuno di noi, che sia la voce dello Spirito di Dio e non la voce dell'uomo, non la teologia, non la filosofia, non le ideologie umane, non le dottrine umane, ma che sia la voce dello Spirito. Questo oggi c'è bisogno nelle chiese, perché oggi tanti si stanno sviando dalla vera fede e non stanno più dando ascolto alla voce dello Spirito Santo, ma stanno dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, dottrine carnali, dottrine fasulle. Paolo predisse questo per lo Spirito, parlando a Timoteo, amen, che negli ultimi tempi alcuni avrebbero apostatato dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori. Loro non danno più ascolto alla voce dello Spirito Santo. Perché sapete, a volte lo Spirito Santo ci parla in un modo che la carne non vorrebbe. A volte lo Spirito Santo va a colpire quella piaga, quella cosa che tu ami, quel vizietto. Lo Spirito Santo va lì, alleluia, lì dove tu devi cambiare, amen, lì dove io devo essere trasformato, dove tu ti devi santificare.
Lo Spirito Santo a volte parla in un modo scomodo per la mente umana. Lo Spirito Santo a volte parla in un modo forte, che sembra duro, ma lo Spirito Santo parla per il tuo bene. Caro fratello e cara sorella, lo Spirito Santo deve parlare lui alla Chiesa. Lo Spirito Santo parla, sapete di che cosa? Della gloria di Cristo. Gesù disse: egli prenderà del mio. Chi? Lo Spirito Santo. Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Amen. E Gesù ha detto: egli convincerà. Alleluia! Il mondo di giudizio, di giustizia, di peccato. Lo Spirito Santo convince. Lo Spirito Santo parla di ravvedimento. Amen. Lo Spirito Santo non parla di cose vane. Lo Spirito Santo non parla di cose inutili, di cose mondane, di divertimenti, di piaceri, di sport, di macchine, di bei vestiti. No! Amen, alleluia! Lo Spirito Santo non parla di vanità. E lo Spirito Santo nemmeno ti parla. Ascoltami bene. Come oggi tanti usano il pulpito per dire alle persone che devono andare a farsi la puntura. Quello non è lo Spirito Santo. Che mi blocchino pure anche da Facebook. Non mi interessa. Perché io queste cose le predico pubblicamente. Anche nella piazza di Roma, dove Dio vuole. Oggi ci sono certi che nei pulpiti parlano che sì, bisogna andare a farsi la puntura. Perché ormai, sai, non si può più lavorare, Non ti accorgi che è una preparazione del marchio? Lo Spirito Santo non parla questo. Lo Spirito Santo dice: abbi fede, io sono con te. Non confidate nell'uomo, né nei figli degli uomini che non possono salvare. Lo Spirito Santo parla di ravvedimento. Amen, non di pallone, non di politica e neanche di psicologia. Ravvedetevi, voi certi predicatori mondani che beshamachia e le beressai, usate il pulpito per parlare di politica, parlare di calcio, parlare cose vane, parlare di vaccini, che Dio sgridi al diavolo. Amen, amen, alleluia. Basta. Lo Spirito Santo parla di pentimento, di ravvedimento, di Gesù che ritorna. Amen. Lo Spirito Santo parla di fede, di ubbidienza. Vergognatevi voi che usate il pulpito per i vostri comodi, per i vostri interessi. Ravvedetevi! Alleluia! Voi che usate il pulpito per avere la fama, la grandezza, o per avere una bella professione per voi e per i vostri figli. Ci sono oggi quelli che usano il pulpito come una professione e poi lasciano la professione ai loro figli, che non hanno la chiamata di Dio, che non hanno l'unzione di Dio. Sono figli ribelli come i figli del sacerdote Eli, che fornicavano con le donne nel tabernacolo, che rubavano dalle offerte. Pietà, oggi ci sono uomini così, che li mettono, tra virgolette, nel ministerio perché vengono da una famiglia importante.
e poi sono fornicatori, adulteri, mondani. Vergognatevi e ravvedetevi che Gesù vi vuole salvare. Ve lo dico nell'amore di Gesù. Tu che sei nel pulpito, ma sei in adulterio. Sei in adulterio, stai fornicando con un'altra donna, di nascosto. Sì, di nascosto dagli uomini, ma non dal Signore. O tu che hai usato il ministero per avere una bella vita adagiata, avere uno stipendio fisso, e non servi Dio, non ti preoccupi delle anime. Ti hanno dato la casa gratis, la macchina dell'ultimo modello. Abbi pietà. Abbi pietà, Gesù. Certe cose devono essere dette perché lo Spirito Santo è verità. Lo Spirito Santo non nasconde il peccato. Lo Spirito Santo non dice le bugie. Lo Spirito Santo non è ipocrita, come alcuni che ascolteranno questo video. Lo Spirito Santo ti libera. Lo Spirito Santo ti porta alla consacrazione. Tu non puoi usare il pulpito per avere una vita di successo. Sei un predicatore, un imprenditore. Misericordia, ravvedetevi. Vi dovete ravvedere. Se nessuno ve l'ha mai detto, lo Spirito Santo si serve di uno che non valeva niente, che non contava niente. Perché il Signore prende gli ultimi. Lo Spirito Santo parla come vuole. Lo Spirito Santo si serve di chi vuole. Lo Spirito Santo è il Signore. Benedetto è il Signore. Amen. E se questa parola ti disturba, è perché nella tua vita c'è qualcosa che non va. Se questa parola ti disturba, ti innervosisce, c'è qualcosa che inizia a innervosirsi dentro di te, perché c'è qualcosa che non va. Gesù ti vuole liberare. Gesù ti vuole guarire. Gesù vuole spezzare qualche catena che c'è. Benedetto il nome del Signore. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Cristo. Aiutaci, Padre. Gloria a Dio. Lo Spirito Santo soffia dove vuole. Amen. Guardate dove lo Spirito Santo sta parlando. È forse questo un bel tempio? Gloria a Dio. Tempo, ah, gloria a Dio. Qua c'è la presenza di Dio. E in certi templi dove c'è il lusso, locali di marmo, sinagoghe lussuose da 300.000 euro, una vergogna, fratelli, sapete? Per me è una vergogna. È inconcepibile, è una cosa contro la natura di Dio, cioè contro lo Spirito. Avere locali da 1 milione di euro. Non siamo qui di passaggio noi, che facciamo locali. Fratello, una pazzia, una folle. Poi dicono che io sono pazzo, che predico nelle strade e loro spendono 700, 500, 1000 euro in locali. Gesù si sedeva in un masso. Amen. Non sa se predicava. Gloria a Dio. Alleluia. Gesù si sedeva in riva al mare in una barca che prendeva, tra virgolette, in prestito. Lui è il padrone del cielo e della terra, ma lui andava lì e nelle barche dei pescatori, andava lì e, alleluia, predicava anche dalla barca. Io sono in macchina. Amen. È lo stesso più o meno. Amen. Gloria a Cristo. Signore, noi siamo anche tu. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Cristo vive, perché dovunque ci sono due, qui siamo due, alleluia, alleluia,
Gloria a Gesù, ma c'è anche il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo con noi. Amen. Lui è tutto, alleluia. Lui è il Re della gloria. Gloria a Cristo. Lui è l'Onnipotente. Alleluia. Amen. Dio parla dove vuole. Non c'è bisogno di un pulpito di legno, di acacia, di legno, di abete. Qual è il legno più pregiato, fratello? Tu che te ne intendi un po'. Gloria a Cristo. Signore. Amen. Benedici il fratello, padre. Alleluia. Che il Signore ci dia la forza sempre di intendimento e conoscenza di Gesù. Signore, aiuta. Che ne abbiamo tanto di bisogno. Alleluia. Primo io, gloria a Dio. Amen. Amen. Pace. Grazie. Pace. Benedicici insieme. Gloria. Cari fratelli, lo Spirito Santo può parlare in qualsiasi luogo. Qua c'è la presenza dello Spirito Santo. Alleluia. Che parla. Lui si può servire di uno strumento, di uno qualunque. Io sono un figlio di Dio, un fratello, un servo inutile. Amen. Per la misericordia del Signore. Cosa vuoi che ti faccio vedere il cartellino? Oggi vuoi che ti faccio vedere il cartellino? Questo è il mio cartellino, alleluia. Eccolo qua il mio cartellino. Il mio tesserino di predicatore del Vangelo è qui. Alleluia! Marco 16! Amen? Amen. Giusto? Gloria a Gesù Cristo! Vuoi che ti faccio vedere il tesserino? Di quale? Delle A, di PDG? Chiese battiste, chiese anglicane, chiese metodiste. Che cartellino vuoi che ti faccio vedere? Per te conta quello. Conta quello. O conta lo Spirito Santo che opera. Conta che l'Evangelo, alleluia, si diffonda! Amen. Gloria a Dio! Cosa conta, alleluia, un pezzo di carta? Cosa conta per te un pulpito di legno? Ok, oggi ci sono pastori che arrivano ai cosiddetti culti con la loro valigetta. Sembrano testimoni di Geova. Amen. A volte con la valigetta, cravatta, tutti belli stirati, lucidi. Ma poi non c'è l'unzione. Io non ve lo dico con una maniera di orgoglio o di prendere in... No, io sto parlando cose serie. Sto parlando la verità. Sto parlando cose che oggi si devono dire. Si devono dire. Amen? Perché ti voglio dire, tu che sei lì, il più grande dei grandi è nato in una stalla. Amen. È un altro che gli preparò la via. Stava nel deserto. Ramashamachia. Vestito con pelli di cammello. Ramayshow. Alleluia. E mangiava quello che gli dava il Signore, quello che gli dava la natura. Ma Gesù disse: non vi è un altro nato da donna che sia più grande di Giovanni Battista, il più grande dei profeti, nato da donna, da uomo. Fu Giovanni, e Giovanni, alleluia, non era un uomo delicato. Non era un uomo come oggi. Con tutte queste cose, questi protocolli, questi schemi, questi programmi. No, Giovanni stava nel deserto. Mio Dio. Vestiva pelli di cammello, una cintura di cuoio ai fianchi, ma era il più grande dei profeti, mandato da Dio. E oggi noi dobbiamo tornare, alleluia,
a quella condizione. Tu devi lasciare la vanità. Noi dobbiamo lasciare le cose mondane. Noi dobbiamo lasciare le cose che il mondo ci offre, fra, è la realtà. Vi immaginate che io vado a predicare fuori con Armani, con Dolce Gabbana? Che l'Eterno sgridi! Alleluia! Amen! Offenditi pure la verità! Che Gesù ti vuole rivestire lui. Ma io devo andare a predicare tutto così, alla moda, come i mondani. No, fratelli, noi siamo servi di Dio, siamo servi di Dio. Amen? Quello che conta è la presenza di Dio, l'unzione, la verità che si predica. Quello che conta è una vita consacrata a Cristo, non un tesserino di predicatore riconosciuto dallo Stato o dall'organizzazione. Meno male che qualcuno dice amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Signore, riempici e trasformaci. Riportaci ai sentieri antichi. Amen. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Perciò, fratelli, la vera Chiesa deve essere, alleluia, gloria a Gesù, una Chiesa militante. Una Chiesa combattente, una Chiesa che guerreggia. Perché Gesù dice, amen, e adesso voglio entrare più a fondo in questo argomento, che penso che non basterà solo questa parte, questa prima parte. Amen. Gesù dice, alleluia, gloria a Gesù, a chi vince. Amen. A chi vince, non a chi va ai culti solamente, non solo ai membri di una comunità, non solo se tu sei evangelico, sei scritto nel registro di chiesa, ma a chi vince. Alleluia. La chiesa che combatte, una chiesa che lotta, una chiesa che guerreggia con le armi dello Spirito, alleluia, con le armi della potenza di Dio, dell'autorità, gloria a Gesù, una chiesa militante, non una chiesa nominale, non una chiesa fredda, non una chiesa addormentata, non una chiesa convenzionale, una chiesa istituzionale, una chiesa coi protocolli, una chiesa schematizzata, no, ma una chiesa piena di potenza. Abashamachia, Abrelesho, ma che gloria di una chiesa che combatte, alleluia, contro il peccato. Sì, la vera Chiesa, i veri figli e le vere figlie di Dio, i veri servitori del Signore, alleluia, devono combattere contro il peccato. Amen. I veri servi di Dio devono combattere. Amen. Come dicevamo oggi pomeriggio, contro le opere della carne. Perché Gesù l'ha detto qui in Apocalisse 2:7. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Carissimi nell'amore di Dio, questa promessa è per coloro che vincono. Questa promessa non vale per tutti, quelli che dicono: io sono evangelico, io sono cristiano, io sono
credente, ma per quelli che vincono e che vinceranno. Amen. Alleluia. Perché, fratelli, c'è una battaglia da combattere. La prima battaglia è la battaglia contro la carne, contro le passioni del corpo, contro i desideri del corpo, contro le cose che il corpo ama, la carne, la natura carnale peccaminosa. Noi dobbiamo vincere quella battaglia. Prima di tutto c'è la battaglia contro la carne, la battaglia contro il peccato, la battaglia contro il diavolo, la battaglia contro le false dottrine, la battaglia contro i dubbi. Ma nel nome di Gesù noi siamo più che vincitori. Ma noi, alleluia, noi dobbiamo, carissimi, mantenere la vittoria. Perché quella vittoria l'ha conquistata Cristo al Golgotha. Amen, dillo anche tu. Cristo ha vinto per me al Calvario. Gloria a Gesù. Alleluia. Ma tu e io, caro nel Signore, abbiamo il dovere di mantenere quella vittoria. Amen. Di custodire nel nostro cuore quella vittoria. Di rimanere nella vittoria, alleluia, e di perseverare fino alla fine. Oh Gesù, ecco perché Paolo diceva: io mi propongo una cosa io faccio, dimenticando le cose che stanno dietro. Io mi protendo verso ciò che sta davanti, alleluia, per ottenere il premio, alleluia, della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Alleluia, gloria al Signore. Perciò ricevi forze nuove, tu che hai detto amen, tu che hai detto lì sì Signore, io credo, tu che ti stai, alleluia, disponendo a ascoltare questa parola di Dio, ricevi forze nuove, ricevi potenza dal cielo, ricevi l'unzione dal Signore per continuare a vincere. Noi dobbiamo continuare a vincere. Amen. Perché questo cammino è chi arriva alla meta, non alla metà, ma alla meta. Al traguardo, gloria a Dio, alleluia, gloria al Signore, dobbiamo arrivare lì, alleluia, alle porte del cielo. E chi vince, non chiunque, amen. Tu devi vincere, io devo vincere, alleluia. Signore, aiutaci a perseverare nella vittoria. Il Signore Gesù dice, alleluia, nel mondo avrete tribolazione, afflizione, ma fatevi animo. Fatti animo questa sera. Fratelli, queste prediche sono per farci animo. Amen. Amen. Non per farti essere triste, col musone, no, che Ansaldo predica troppo duro. No! Quelle sono bugie del diavolo! Alleluia! Queste prediche sono per farti animo! Alleluia! Alleluia. Per ricevere potenza! Oh, Alessemia! E le meresso! Per andare avanti, per fortificarci, alimentarci con la parola di Dio. Amen! E sì, anche per correggerci, perché Dio corregge colui che ama. Non so se qualcuno ha ascoltato una riflessione che ieri il Signore mi ha dato grazia di predicare lì nel lungomare, lì nel foro italico, che, cari fratelli,
Dio corregge colui che egli ama. E se noi non accettiamo la correzione di Dio, noi non siamo figli, ma siamo bastardi. Io sono un predicatore duro. No, no, no. Questa è la Bibbia. Amen. In Ebrei 12 dice questo. Se noi non accettiamo, se noi non accogliamo, se noi non riceviamo la correzione di Dio, noi non siamo figli, ma siamo bastardi. Cosa sei tu questa sera? Cosa sei tu? Cosa sono io? Siamo figli o siamo bastardi? Io sono un figlio di Dio. Dillo anche tu, amen. Io sono un figlio di Dio. Amen, amen. Perché noi amiamo la correzione del Signore. A volte Dio ci deve colpire con la parola. Ci deve dare una bacchettata. Ci deve dare una correzione. Una tirata di orecchi. Amen. Ma è per il bene, gloria a Dio. Perché se Dio non ci corregge, noi siamo veramente, fratelli, voi sapete cosa siamo noi. Siamo malvagi. Umanamente siamo carnali. Umanamente siamo orgogliosi, vanitosi. Diciamo la verità come stanno le cose. Abbi pietà. Umanamente siamo vanitosi. Siamo tutti vanitosi. Vogliamo essere belli, vogliamo essere... Oh, ammirati, applauditi. Quella è la carne, ma il Signore ti vuole correggere. Anche a me, alleluia, perché anch'io a volte ho le mie carnalità, che Dio sgridi al diavolo e che sgridi anche la carne. Amen, alleluia. Allora Dio ci deve correggere. Amen. Perché se Dio non ti corregge, tu non sei un figlio di Dio, sei un bastardo. E io non voglio essere così. Io voglio essere un figlio di Dio. Sono un figlio di Dio in Cristo. Alleluia. E anche tu, caro fratello, cara sorella, dobbiamo accettare la correzione di Dio. Perché Dio ama colui che corregge. Amen. Perciò se Dio ti corregge, tu devi rallegrarti. Non devi arrabbiarti, non lo so, con il fratello che predica. Non devi arrabbiarti, non lo so, con chi? Con la casa editrice della Bibbia. Se è scritto nella Bibbia, con chi ti vuoi arrabbiare? Con la casa editrice, no? Questi qua hanno scritto. No, no, è la parola di Dio. Amen. Signore benedica quelli che hanno scritto. Io sono un figlio di Dio. Gloria. Ha scritto un fratello, voglio leggere un commento. Forse non hanno capito che ci ritroveremo faccia a faccia con Gesù. Perciò è normale che solo i vincitori si troveranno lì. Amen. Fratelli, solo i vincitori. Chi vince, ha detto. Qui non dice gli evangelici. Mangeranno dell'albero della vita. Chi vince? Non dice i pentecostali. Io sono, chiamatemi pure un evangelico se volete, ma io sono soprattutto un figlio di Dio, un figlio del Signore, un discepolo di Cristo, un cristiano. Amen. Ma in questo versetto non dice i pentecostali mangeranno dell'albero della vita. Non dice nemmeno i pastori mangeranno dell'albero della vita. Nemmeno gli evangelisti. Amen? Ma chi vince? Amen? Chi vince? Chi vince? Amen, abbiamo ancora qualche minuto. Gloria a Dio. Chi vince? Alleluia! Voglio dire una cosa per i fratelli che abitano nelle zone di Catania. A Dio piacendo, domani saremo nelle zone di Catania, gloria a Gesù. Se qualche fratello vuole
partecipare alla evangelizzazione che per grazia di Dio, piacendo al Signore, perché neanch'io so se domani mattina mi sveglio. Amen. Signore abbi pietà. Anche fra 2 minuti. Amen. Cristo ritorna. Ebasciara mai chia. Dio ti benedica, fratello Francesco. Gloria a Dio. E tutti quanti che sono in linea. Amen. Gloria a Cristo. Per fede, per gloria di Dio, per l'avanzamento dell'Evangelo, per la salvezza delle anime. Domani avremo un tempo di predicazione. Alleluia! Nella città di Catania, piacendo a Dio. Se qualcuno si trova nelle zone, alleluia, e vuole unirsi alla evangelizzazione nella semplicità, alleluia, fatti guidare dal Signore, amen. Gloria, 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 gloria a Dio. Ha scritto un altro caro fratello, i veri cristiani sono i facitori della parola di Dio e non gli uditori. Amen. È così, fratello. Chi vince? Gloria a Gesù, alleluia, gloria a Dio. Chi vince, cari nella grazia, dice la parola, chi vince, ripeto, non dice quelli che sono evangelici, quelli che sono di qua, di là, dice chi vince, amen. Noi dobbiamo vincere, e per vincere dobbiamo combattere, sapendo che Cristo ha già vinto per noi sul monte del Teschio. Amen. Mi piace molto quel nome, il monte del Teschio, perché il Teschio, sapete cosa rappresenta? Io credo che il Teschio rappresenta il vecchio uomo. Il teschio rappresenta un cadavere. Amen. Il teschio rappresenta l'uomo morto nel peccato. Ma lì, alleluia, è stata piantata la croce sul cranio del teschio, alleluia, per distruggere, alleluia, il peccato. Brescia la macchina per distruggere i pensieri diabolici. Raleco, per distruggere le opere del diavolo, fratelli, e guardate che parola potente. Su quel teschio, il luogo del teschio, Cristo morì ottenendo la vittoria, alleluia, sul luogo chiamato del teschio. Da dove deriva la parola calvario? Infatti in spagnolo teschio si dice calavera, da cui deriva calvario. Era il luogo del teschio. E Cristo lì, sopra il teschio, versò il suo sangue. E quel sangue colava, alleluia, dalla croce, sul luogo del teschio, alleluia, per dare vita, 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 vita ai morti. Alleluia, l'opera di Dio è dare vita. Gloria a Dio. E se tu ti aggrappi a questa verità, tu avrai la vittoria. Amen, alleluia, perché non è con la tua forza, non è con la tua bravura, con la tua capacità, con il mio intelletto o che sono simpatico. No, ma è con la potenza di Dio. Alleluia. Che noi possiamo vincere. Amen. Nel nome di Gesù, contro le opere del maligno, contro le opere della carne, contro,
fratelli e sorelle, le tenebre, noi possiamo vincere aggrappandoci al Signore Gesù, che su quella croce ha vinto per me, ha vinto per te, donando il suo sangue che scorreva sul luogo del teschio per darci la libertà, per darci la vittoria, per darci la vita eterna. Ma noi dobbiamo mantenere quella vittoria, perché se tu perdi la fede puoi perdere quella vittoria, perché la Bibbia dice, fratelli, questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. Amen. La nostra fede, cari nella grazia, è la vittoria che, alleluia, ha vinto il mondo. E chi è che vince il mondo? Dice nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? E noi dobbiamo mantenere la vittoria, che vuol dire mantenere la fede. Mantenere la fede, Chiesa del Signore, amati in Gesù, ve lo dico da parte di Dio. Alleluia, mantenere la fede, ma una fede pura. Una fede radicata nelle Scritture, alleluia, nella sana dottrina. Una Chiesa attiva. Amen. Una fede, alleluia, che si mantiene salda. Una fede che ubbidisce al Re dei Re, perché la Bibbia dice che quando Dio chiamò Abramo, Abramo ubbidì per fede. Per fede Abramo ubbidì a Dio e uscì dalla sua terra dove viveva prima negli idoli di suo padre. Per fede Abramo poi offrì Isacco, alleluia, sull'altare. Abashamachia, ascolta che parola potente. Per fede Abramo fu disposto perfino a sacrificare Isacco. E tu non vuoi lasciare il rosetto? Abbi pietà, Signore della gloria. Abramo era pronto a dare suo figlio sul, alleluia, sull'altare, sacrificare Isacco, e tu non vuoi lasciare il pallone. Che Dio ti liberi. Non ti offendere. Dì a Gesù, sì, Signore, liberami. Abramo, alleluia, era disposto a dare il suo primogenito. E tu non vuoi lasciare l'orgoglio, non vuoi lasciare la vanità. Per fede noi vinciamo. Per fede tu ti puoi spogliare di ogni cosa. Ti puoi spogliare. Per fede tu puoi lasciare il vecchio modo di vivere. Sì, puoi lasciare tutto. Alleluia! Ecco perché, gloria a Gesù, Abramo venne chiamato il padre della fede. Ma, fratelli, scusate, siamo qua nella semplicità. Avete mai riflettuto questo? Abramo, gloria a Dio, era un uomo come noi, io rido di gioia, ma fu chiamato il padre della fede. Eppure la Bibbia dice non chiamate nessuno padre sulla terra. Gloria a Dio, eh? Una parola interessante, che il Signore ci aiuti. Perché ogni cosa è possibile a chi crede, alleluia. Alleluia. E la fede piace a Dio. Piace a Dio, alleluia. Oh, alleluia. Gloria al Re dei Re. Abramo, fratelli, per amore di Dio,
per piacere al suo Dio, cioè per essere accettevole davanti al suo Dio, Abramo era disposto perfino a dare Isacco. Grazie. Suo figlio, per il quale aveva atteso degli anni. E tu non vuoi lasciare queste cose qua? Le partite, la TV. Non vuoi lasciare le cose? Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle. Amen. Sto predicando, per grazia di Dio, la verità. Amen. Questa parola ci deve far riflettere, fratelli. Gloria al nome del Signore. Dice la Bibbia che Abramo era convinto, era certo che se lui offriva Isacco, il Dio era potente da risuscitarlo. Amen. Amen. Perciò dice che per fede lo riebbe come in una forma di risurrezione. Alleluia! Perché Dio dà vita ai morti. Il Signore ti sta chiamando a mettere il tuo Isacco sull'altare. Tu devi sacrificare il tuo Isacco. Qual è il tuo Isacco questa sera? Un piacere? Un'abitudine? Chissà, un pensiero che ti eri fatto? Un Isacco che avevi lì nascosto nel cassetto o ce l'avevi in tasca? Avevi un Isacco lì? Qualcosina che tu non volevi lasciare, che tu non vuoi lasciare. Stiamo parlando di un Isacco a livello spirituale, quella cosa che tu non vuoi mettere da parte, ma che il Signore ti dice portalo qui sull'altare, porta, prendi quella cosa, mettila sull'altare, sacrificala, rinuncia a quella cosa. Mettila, alleluia, sull'altare, perché io ti voglio dare qualcosa di migliore. Alleluia! Metti la tua carne sull'altare. Metti il tuo orgoglio sull'altare. La vanità sull'altare. Forse anch'io c'ho qualche Isacco che Dio mi deve togliere ancora. Abbi pietà, Padre. La parola non è solo per te. Forse anch'io c'ho qualche piccolo Isacco che... Signore, mi liberi! Aiutami, gloria a Cristo! Anche tu hai qualche Isacco che devi mettere sull'altare e dire sì, Signore, io ti... Alleluia, arrendo questa cosa nelle tue mani. Io lascio questa cosa nelle tue mani. Io voglio mettere questa cosa nelle tue mani, forse un'abitudine, un piacere, una comodità, un sentimento sbagliato, un pensiero sbagliato, una ideologia sbagliata, una dottrina sbagliata. Abbi pietà. Un'amicizia sbagliata! Un'amicizia sbagliata! Mettila nell'altare. E il Signore ti libererà. Il Signore ti libererà. Perché... voglio dire questo, anche se poi Dio fermò Abramo, ma quello fu come un sacrificio ugualmente compiuto. Sai perché? Perché Abramo era disposto. E
Dio considerò quello che c'era nel cuore di Abramo. Dio vide che Abramo era totalmente disposto a dare Isacco. Infatti lo riebbe come una forma di risurrezione, vuol dire che morì Isacco in una maniera spirituale. Perché ci fu uno staccamento nel cuore di Abramo. Nel cuore di Abramo non c'era più quell'attaccamento come prima. Tu ti devi staccare nel tuo cuore da quell'Isacco che ti lega. Da quel sentimento che fa, o quella persona che ti lega. C'hai un Isacco ancora. Quel sentimento che ti lega. Ci dobbiamo staccare! Come dice la Bibbia, di far morire, che cosa? Il vecchio uomo, gloria a Gesù Cristo, di mettere a morte le opere del corpo, di far morire, dice Colossesi 3, dice, guardate quanti sacchi che ci sono qua, voglio leggere per finire, perché noi, dobbiamo vincere. E alleluia, chi vince mangerà dell'albero della vita che è, alleluia, Iabascea, in mezzo al paradiso di Dio, perché Dio ha un paradiso. E in mezzo al paradiso di Dio c'è l'albero della vita. E noi mangeremo dell'albero della vita. Se vinciamo, gloria a Dio, quanti vogliono vincere? Amen. Amen, Padre della gloria. Guardate in Colossesi quanti, per così dire, Isacchi ci sono, che noi dobbiamo mettere sull'altare, che devono morire, si devono staccare, ci dobbiamo liberare da queste cose. Amen. Benedetto il tuo nome, Signore. Colossesi 3, voglio leggere per finire questa preziosa riflessione. Poi, Dio piacendo, nelle prossime serate leggeremo gli altri versetti che parlano a chi vince. Alleluia, a chi vince, dice il Signore. Colossesi 3. Gloria al tuo nome, Signore. Dice, cari nella grazia, al verso 5. Amen. Colossesi 3, 5. Fate dunque morire. Che cosa? Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Due punti, dice, quali sono queste membra o queste cose o queste passioni, queste opere carnali che noi dobbiamo far morire nel nome di Gesù. Perché chi vince mangerà dell'albero della vita che è in paradiso di Dio. E noi dobbiamo vincere contro queste cose che combattono contro l'anima. Dobbiamo vincere queste membra, fratelli, che sono sulla terra e che a volte vogliono legarci, che a volte vogliono ostacolarci, vogliono e contaminarci, incatenarci. Noi dobbiamo vincere nel nome di Gesù. Dice, fate morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi. E avidità. Signore, liberaci, forse l'Isacco che c'hai è l'avidità.
o avarizia, un'altra versione dice. L'avarizia, fratelli, l'amore del denaro, che vuoi avere sempre più soldi e non aiuti mai il prossimo. Cosa pensi che fai coi soldi? Pensi che te li porti in paradiso i soldi? Mio Dio! Abbi pietà, sgrida, spezza le catene, padre! Guarda che i soldi non te li porti in paradiso! Amen! Torna ai sentieri antichi! Alleluia! Dio benedica la sorella coraggiosa Anna Pugliese che ha scritto amen. Anche il fratello lì, Tony, Dio ti benedica, alleluia. Cristo vive. Cari, l'avidità, l'avarizia pure è una cosa carnale che deve morire. Tanti non hanno coraggio di dire questo, perché loro stessi amano il denaro. Sono attaccati al denaro. L'altra volta un fratello mi diceva, fratello Ansaldo, qui dove io vado in comunità i pastori arrivano con macchinoni da 50.000 a 70.000 euro. Diceva, sono tre anziani, in tutti e tre fanno 200.000 euro di macchine. Ma stiamo scherzando, fratelli? E poi nelle comunità ci sono sorelle povere. Andate a aiutarla, vergognatevi a fare la spesa nel nome di Gesù, aiutare i poveri. Non ho parole, ha scritto la sorella. Ce l'ho io le parole, sorella. Per la gloria del Signore. Dio ti benedica, prega, sorella. Preghiamo per queste anime. Cioè, come possono arrivare in macchinoni da 60.000 a 70.000 euro? Che Dio abbia pietà. Non è possibile. Ha scritto la sorella Francesca, che Dio ci aiuti veramente. Amen, sorella. La sorella Elena Caraviello, lì, stavo per dire a Napoli, la sorella Monza. Amen. Pura verità, gloria a Dio, che Dio abbia pietà. Sì, sorella, gridalo! Forte, alleluia! Che Dio li liberi! Alleluia! Gloria al Signore! A me Gesù mi ha provveduto una macchina, io sono felicissimo della macchina che ho. Ma per servire Dio! Non da 50.000 euro per andare lì, non so che cosa farmi vedere, ma che l'Eterno sgridi. Metti l'Isacco che c'hai sull'altare questa sera. C'è una vergogna. Io stesso sono rimasto, come ha detto la sorella, senza parole quasi. Gli anziani della chiesa che arrivano con macchinoni da 70.000 euro. E poi miserabilmente arrivano a pagare l'affitto del locale di culto, così a stento, ma che Dio abbia misericordia. Chiedono offerte su offerte, decime su decime, e loro arrivano con 80.000 euro di macchina, che in tre possiamo quasi quasi sfamare l'Africa. Che vergogna! Tornate alle opere di prima! Dice lo Spirito Santo. Alleluia. E poi non hanno il coraggio neanche di aiutare una povera sorella che non arriva a fine mese. No, sorella, Dio ti benedica. Dio ti benedica. Pregherò per te, dice l'ipocrita. Ma la Bibbia dice che la fede senza opere è morta. A che serve? Dici vai in pace, vai in pace. Se non gli dai il necessario per il corpo, che ha bisogno di mangiare, la sorella o il fratello povero, e tu te ne vai con la macchina da 100.000 euro, ma non te ne accorgi. Non te ne accorgi.
non te ne accorgi. Che il Signore abbia pietà di noi. Noi, perché dico noi? Perché siamo la Chiesa, siamo un corpo. Ma queste cose sono malattie nella Chiesa. Sono malattie spirituali. E se un membro soffre, soffrono tutti. Ecco perché, fratelli, purtroppo oggi noi non vediamo le opere di prima. Che Dio abbia pietà di noi, della Chiesa sua. Ecco perché qua dice, fate morire, tu devi farle morire, io devo far morire quei desideri, quelle passioni, l'avidità. L'avidità. Mi sembra che un'altra traduzione dice avarizia. L'avarizia, fratelli, è un pericolo che può farci perdere la salvezza. Dobbiamo stare attenti. Che Dio abbia misericordia. L'avarizia è idolatria, dice un altro verso. L'avarizia. Cioè, i primi cristiani, fratelli e sorelle, diciamo la verità, loro condividevano le cose che avevano con tutti. Non c'erano bisognosi tra di loro perché loro mettevano tutto in comune. Oggi non si può, dicono loro. No, perché oggi i tempi sono cambiati. È perché loro hanno l'amore del denaro. C'hanno tre case, c'hanno la casa in montagna, la casa al mare, c'hanno la casa in città, e loro non dicono, no, non si può tornare come prima. E beh, ci credo, c'hai i tuoi interessi, sei amante del denaro. Che Gesù dice, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Amen. Adesso non puoi dire amen. Che Dio abbia pietà. Santo Dio! Che Dio abbia pietà, fratelli. Non possono loro dire no, no, oggi no, i tempi sono cambiati. Ma quella è una scusa. Perché loro non vogliono staccarsi dal loro idolo, dal loro sacco, dal loro amore per il denaro, l'avidità. È triste, ma è così, che Dio abbia pietà. Gloria a Gesù, Signore, dacci grazia, forza, trasforma, alleluia, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, ecco, che è idolatria. Qui lo dice. Signore, aiutaci, Padre. L'avidità è idolatria. Ha scritto un fratello, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Gloria a Gesù Cristo. L'avidità è idolatria, fratelli. Cioè, l'avidità non è avere soldi, ma è amare i soldi. Umanamente, vi do un esempio, io potevo nascere in una famiglia ricca. Anzi, in un certo periodo mio papà terreno aveva soldi. Ma Dio ha permesso che li perdeva tutti. Alleluia. Se no anch'io mi attaccavo ai soldi, Padre, liberami. Alleluia. Cioè, il peccato non è avere soldi. Il peccato è amarli. Ed essere una persona che sei avido. E che non vuoi nemmeno aiutare il prossimo, neanche con, non lo so, con qualcosa che
tu ce n'hai tanto e neanche vuoi dare niente. Sei un egoista, sei un materialista e in più ti vanti di quello che hai. Quello è il peccato. Perché ci sono uomini umanamente ricchi, ma che servono Dio. Ci sono storie potenti riguardo a questo. Persone che hanno avuto soldi, ma che hanno, diciamo così, usato quei soldi anche per l'opera di Dio. Perché noi siamo di passaggio, fratelli. Come dicevo oggi, mi sembra, se Gesù dovesse tornare, adesso io non mi porterò niente. I vestiti che ho, alleluia, e il cellulare, la macchina che siamo qua, noi lasciamo tutto. Amen. Gloria a Dio. Perciò, fratelli, dobbiamo slegarci. Se non riesci subito, fai piano piano. Ma slegati, alleluia, dai legami, l'avidità, l'amore del denaro, il materialismo. Servi Dio, mettiti al servizio di Dio. Dai, per esempio, a un bisognoso, gloria al Signore, vedi un fratello che ha bisogno, una famiglia. Portali da mangiare, gloria al Signore. Aiuta il povero, lo dice la parola, Gesù l'ha detto. Mio Dio, che parola forte. Amen. Gesù ha detto, è scritto in Atti. Gesù disse, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Oh Signore, aiutaci. Ha detto, non dimenticatevi dei poveri. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando Dio ti guida. Alleluia. Santo il nome del Signore. Tu hai una gioia. Ma è vero, fratello. Però noi dobbiamo amare Dio, dobbiamo ubbidire a Dio, dobbiamo farci riempire dallo Spirito Santo. Perché se no la carne ti domina e tu non vinci. La carne ti vince, la carne ti sconfigge, la carne ti blocca. Che il Signore ci guidi. E poi dice, per finire qua, dice, per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Per quelle opere carnali che abbiamo letto, quelle cose che noi dobbiamo far morire, fra cui l'avidità, per quelle cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. E poi dice, fra cui un tempo, anche voi quando vivevate in esse, un tempo camminaste. Un tempo camminaste quando vivevate in esse. Un tempo noi vivevamo in quelle cose, ma adesso no. Fratelli, noi adesso viviamo in Cristo, nello Spirito, nella luce. E poi dice al verso 8, ma ora deponete, cioè lasciate, abbandonate, mettete sull'altare, fate morire, deponete, togliete, alleluia, anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti
e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Amen, fratelli, noi dobbiamo deporre tutte queste cose e rivestirci con l'aiuto del Signore, rivestirci dell'uomo nuovo, creato all'immagine di Cristo il Signore. Amen. Rivestirci dell'uomo nuovo, cari in Cristo, che Dio ci aiuti. Amen. Dobbiamo spogliarci, vincere la battaglia nel nome di Gesù, vincere nel nome di Cristo. Voglio vederti, Signore. Alleluia. Voglio avvicinarmi, Signore, dacci forza. Alla tua santità. Voglio toccarti con mani pure. Voglio vederti il tuo splendore. Aiutaci, Signore, alleluia. Alleluia. Sei Dio potente a combattere la buona battaglia. Con la potenza dello Spirito, Signore, aiutaci, alleluia, con la tua presenza, Signore. Santo, 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 il nostro Dio è santo. Alleluia! Signore, soccorri il tuo popolo, liberaci da ogni laccio, nel nome di Gesù, spezza, abbasciremi, l'eremessai, rinnova, rinnova ogni cuore, inonda di Spirito Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Oh, Yeshua, vogliamo stare davanti a te, Signore. Santo, 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 il nostro Dio è santo. Non ti affaticare per le cose vane, adoperati per il cibo che rimane a vita eterna, nel nome del Signore. Il nostro Dio è santo. Santo, santo, santo. Alleluia, Padre, la forza. Nebarashei, Nemachitelea. Pobre che torò, sei domani, dai potenza Gesù. Alleluia. Santo, 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 alleluia. Santo, 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 alleluia. Signore, aiutaci a mettere ogni cosa sull'altare. Il nostro Dio è santo. Alleluia, a far morire le opere della carne, a far morire le opere del corpo nel nome di Gesù. Purifica, Padre, risveglia le chiese. Alleluia. Ravviva il candelabro, ravviva il cuore, Padre, nel nome di Gesù. Facci essere ardenti come il roveto, Padre, che bruciava Rema Sharama e non si consumava. Oh Spirito di Dio, alleluia, inonda per la tua gloria, Gesù. La terra, la chiesa di Cristo rimane invisibile. Alleluia, alleluia. Il salone del mondo e cammina
sulla strada della croce. Benedetto, vogliamo guardare solo a te. Seguire le tue orme, la via stretta. L'ha riscattata col suo sangue. Ed è sotto la sua. Prendi forza nel Signore. Chiesa di Cristo, sei una bella preziosa. Alleluia! Chiesa di Cristo, potente e gloriosa. Cristo regna. Chiesa di Cristo, hai un grande valore. Ti adoro. Prepari la strada per il tuo Signore. Alleluia! La Chiesa avanza per spingere il male. Gloria a Dio! Amen. La Chiesa combattente! Alleluia! Arrebasciaia! Gloria a te, Gesù! Alleluia! Gloria, gloria, gloria! Alleluia, benedici, Padre, fortifica, alleluia, fortifica Gesù, guadagna anime a Cristo, gloria a Dio, alleluia, Cristo, alleluia, Chiesa di Cristo, alleluia. Chiesa di Cristo, gloria, 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 gloria a Cristo, Cristo viva, alleluia. Amen. Gloria a Dio, pace, fratelli e sorelle, pace. Gloria a Dio, Dio vi benedica. Amen, vi benedica. Amen, amen. E vi unga di Spirito Santo. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Alleluia. Mettaci catene, fortificaci nella tua gloria, perché amiamo i tuoi comandamenti, Padre, nel nome di Gesù. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Alleluia. Siamo Cristo. Chiesa di Cristo. Chiesa di Cristo, potente e gloriosa, nel nome di Gesù, gloria. Chiesa di Cristo, alleluia. Sangue di Gesù è potente, alleluia. Prepari la strada per il tuo Signore, alleluia. Signore, ti adoriamo, Cristo della gloria. Tu sei buono, Signore. Allora, la tua benignità rimane in eterno. Stupendo sei tu, Gesù. Alleluia. Alleluia. Chiesa di Cristo, potente e gloriosa. Gloria a te, Chiesa di Cristo, hai un grande valore, prepari la strada al ritorno del Signore. Guardiamo verso l'alto, da dove verrà il glorioso, il meraviglioso, il nostro Signore. La nostra redenzione vicina. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Oh, ma. Alleluia. Oh, alleluia, Cristo regna. Alleluia, Spirito dell'Eterno. Ria. Shira Marasheia. Ora va Shira Maraikei. Oh, ritorna, Signore Gesù. Alleluia. Risveglia la Chiesa tua. In ogni canto della terra, in ogni angolo, in ogni regione, provincia dell'Italia, dell'Europa, alleluia, del mondo. Ravviva l'opera tua, Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome. Alleluia. Gesù ti ama. Alleluia. Gloria a te. Abbiamo il Signore. Invochiamo il nome del Signore sempre. Nel nome di Gesù c'è la vittoria. Gloria al sangue dell'agnello. Siamo Gesù.
Sì, signorina, alzati tu, signore. Solo tu sei il degno, signore. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Alleluia. Gesù ritorna! Amen. E quello che Gesù farà fra poco tempo. Ti adoriamo! Tornerà! La sua sposa rapirà la chiesa! Ritornerà! Ritornerà! Gesù ritornerà! Alleluia! Vogliamo essere pronti per la venuta del Signore. Alleluia. Che noi viventi saremo rapiti sulle nuvole. Alleluia. Per incontrare il Signore. Alleluia. Saremo per sempre con lui. Alleluia. 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 Ritorna. Ritornerà, Gesù ritornerà. Gloria a te, Padre. Raviva il fuoco amico, amica, dentro di noi. Ascolta le voci. Ascolta la parola del Signore. Gloria a Dio. E ritornerà per rapire tutti i suoi. Grazie. Amico, amica, credi in Gesù. Alleluia. Accoglilo anche nel tuo cuore. Grazie, Signore. Lui solo può salvare la tua anima. Alleluia. Lui ci rapirà. Gloria a Cristo. Grazie, Signore. Alleluia. 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 Ritornerà. 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 Gesù ritornerà. E custodiscono le loro vesti, perché il ritorno del Signore è vicino. Alleluia. Oh, gloria, 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 gloria al tuo nome. Oh, benedetto è il tuo nome, Padre. Signore, ti ringraziamo ancora in questo momento per questo messaggio di vita, di verità, di vittoria. Alleluia. Aiutaci a sottomettere ogni cosa al tuo volere, Signore, a lasciare ogni cosa ai piedi tuoi, a deporre ogni cosa sull'altare, Signore, della tua volontà. Padre, nel nome di Gesù, continua a rinnovare la tua chiesa, a risvegliare, a santificare il tuo popolo, la nostra vita. Signore, aiutaci a ritenere questa parola nel nostro cuore, a custodirla, a conservarla, Signore, per non peccare contro di te, ma che la possiamo custodire, alleluia, come una perla preziosa, un tesoro di gran valore, affinché nessuno ci rubi quella corona, Signore, che hai preparato per noi, la corona della vita, che noi, Signore, getteremo ai tuoi piedi, Signore della gloria, Gesù. Ti prego che questa parola porti frutto in ogni cuore che ha ascoltato e che ascolterà, che la tua unzione potente, Signore della gloria, sia su tutti i miei fratelli, le mie sorelle, su ognuno di noi. E alleluia, Padre, ci porti avanti
di valore in valore, di fede in fede e di vittoria in vittoria per il sangue di Gesù. Su quel monte Calvario la croce, Padre, è stata piantata sul luogo del teschio per dare la vittoria a ognuno di noi. Signore, grazie, Padre, aiutaci a onorarti in spirito e in verità. Signore, facci avere la mente di Cristo. Facci, Signore, riposare questa notte nella pace, Signore, e rinnovaci anche nel corpo, Padre, affinché a te piacendo, Signore, nel tuo volere, nei tuoi propositi, possiamo alzarci in questa nuova giornata con forze soprannaturali dal cielo, dello Spirito Santo, per compiere nel nome di Gesù ogni opera buona nel tuo volere, Padre, nel nome di Cristo. Ricolma tutti i fratelli, ricolma le sorelle, i tuoi servitori, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, benedetto in eterno. Amen, amen, amen. E amen, alleluia. Alleluia. Signore, ti adoriamo, gloria, ti glorifichiamo, ti benediciamo. A Cristo Gesù tutta la gloria nei secoli dei secoli. Amen, alleluia, alleluia, alleluia. La pace di Cristo, cari fratelli, rimanga con tutti noi. Vi saluto insieme al fratello nel nome potente di Cristo Gesù, con la gioia che il Signore ci dà. Amen, amen. Alleluia. La gioia del Signore, la nostra forza. Amen. Cristo è meraviglioso. Alleluia, il Signore lo bendiga, querido pastor David Cruz. Alleluia, bendito sea el Cordero, ahí en Estados Unidos. Alleluia, vamos adelante, gloria al Señor. Alabado sea el Cordero. Dio benedica tutti voi, cari fratelli, vi amiamo nell'amore di Gesù. Siamo qui nella presenza di Dio, piacendo al Signore. Ci ritroveremo, amen, domani alle ore 21, 21:30 circa, per la parola, alleluia, del Signore, che è la nostra gioia. Alleluia, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, benedetto in eterno. Alleluia, Cristo vive. Alleluia, shalom Adonai, popolo del Signore. Andiamo avanti nella vittoria, la vittoria, la vittoria è nostra. Alleluia, nel nome potente di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen, amen, amen. E gloria al Signore.